Sì, direi che più che un traguardo è un passaggio. Il traguardo è quello della messa in sicurezza complessiva del capitale della società di gestione, e questo potrà avvenire solo se la settimana prossima poi a questa prospettiva crederanno i privati che decideranno di entrare nel capitale sociale. Però certamente è stato un passaggio cruciale, importante, senza il quale non avremmo potuto avere questa prospettiva. Mi sarebbe piaciuto poterlo avere il mese scorso, in modo tale da avere più tempo per poter rappresentare questa situazione di positività dell'aeroporto, non solo per una settimana, ma magari per un mese, in modo tale che più soggetti, oltre quelli che hanno già manifestato pubblicamente il loro interesse, si presentino, mettano il naso nei conti dell'aeroporto e magari si convincano, cosa che realmente è, che l'aeroporto ha delle prospettive di crescita, che l'aeroporto è in sicurezza, che l'aeroporto soprattutto ha una regione che non lo vuole abbandonare e che infatti rimarrà con un suo potente 28% a presidiare l'interesse pubblico dell'aeroporto e del territorio. Una delle stanze, forse la più importante, delle richieste del territorio è stata quella della Ryanair. Pare che anche qui ci siano degli spiragli abbastanza positivi. Ma guardi, Ryanair, come qualunque altro vettore, nel momento in cui deve stipulare degli accordi commerciali con un aeroporto, deve prima assicurarsi che l'aeroporto ovviamente sia in grado di stipularli, di firmare dei contratti e di mantenere fede, e per farlo deve avere una situazione stabile dal punto di vista finanziario e societario e capitale e di capitale. Quindi Ryanair, come altri vettori, stanno ovviamente, immagino, seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione, perché nel momento in cui la società sarà messa in sicurezza e avrà un governo con dei soci e dei capitali nuovi, sarà sicuramente in grado di stipulare degli accordi, di essere più credibile e di fare soprattutto anche accordi che possono andare nel medio e lungo periodo.